Con quale idea è stato progettato questo padiglione? Con questo padiglione abbiamo voluto creare uno spazio dove poter mostrare quello che avviene in Turkmenistan e poter entrare al meglio in contatto con i visitatori. Si tratta di uno spazio ampio dove siamo riusciti a mostrare sia tutte le innovazioni tecnologiche attraverso schermi LED e globi LED, così come invece tutto quello che ha a che fare con la cultura tradizionale del Turkmenistan, quindi tappeti, così come la yurta, così come dimostrazioni di tutto quello che è la storia e il passato del Turkmenistan. Per voi Expo cosa rappresenta? Expo è un'occasione molto importante per noi, siamo molto onorati di farne parte e con questa occasione vogliamo veramente riuscire a dimostrare, a far vedere quali siano le grandi potenzialità del paese e entrare appunto in contatto con quante più persone. Che tipo di risposta state registrando dal pubblico? Una risposta molto, molto positiva, siamo molto contenti e i visitatori rimangono particolarmente colpiti dai tappeti, dalla nostra terrazza, dal fatto che venga mostrato veramente quello che viene fatto, dà veramente un'idea di com'è il paese e come si vive. Ci sono degli eventi di spicco che animeranno questo padiglione nei 6 mesi di Expo? Abbiamo avuto un primo grande evento giusto all'apertura il 3 di maggio, abbiamo festeggiato il nostro National Day, quindi abbiamo ricevuto il primo ministro, il presidente, ci sono stati balli davanti al padiglione, qui in terrazza abbiamo ospitato una sfilata di moda e continueremo. Avremo dei musicisti che verranno direttamente dal Turkmenistan, si esibiranno anche loro nella nostra terrazza e avremo poi ballerine, altre ragazze che staranno qui durante tutti i 6 mesi.